25 agosto 1944. I carri armati della seconda divisione del libero esercito francese di De Gaulle e i soldati statunitensi della quarta divisione di fanteria, dopo aspri combattimenti, liberano Parigi, insorta da alcuni giorni. Il generale Dietrich von Holitz, capo delle truppe tedesche a Parigi, si arrende e firma la resa incondizionata, contravvenendo agli ordini di Hitler, che gli aveva ordinato di difendere Parigi a tutti i costi e, se necessario, di ridurla a un mucchio di rovine. Il giorno successivo, Charles de Gaulle guida la parata trionfale lungo gli Champs-Élysées. Nel giugno del 44 le truppe anglo-americane sbarcano sulle coste della Normandia e procedono con un'offensiva che il 25 agosto raggiunge Parigi, già liberata dai partigiani. Gli alleati si fermano alle porte della capitale e fanno entrare per primo in città un battaglione francese. Il governo viene affidato a De Gaulle, che avvia la ricostruzione del paese, realizza il pieno suffragio universale garantendo il voto alle donne, riforma la Costituzione, facendo diventare la Francia una repubblica presidenzialista, con il presidente eletto direttamente dai cittadini. Garantisce al paese una maggiore autonomia e nel 1966 la Francia esce dalla NATO, pur riaffermando la fedeltà ai principi dell'Alleanza Atlantica. De Gaulle fa della Francia una potenza nucleare. Il 26 agosto 1944 la Francia rivive la sua gloria di patria della democrazia in una festa di popolo. Gli occupanti tedeschi, che da almeno tre secoli erano i nemici storici del paese, sono in rotta. Patria e gloria nel trionfo di un patriota come il generale De Gaulle, protagonista del riscatto di una nazione sconfitta e umiliata. Per quanto fosse soprattutto un uomo d'armi, ha avuto il merito di aver avviato la collaborazione tra tutte le forze politiche, militari e operaie nel Consiglio Nazionale della Resistenza, merito ampiamente riconosciutogli con il ruolo di fondatore e garante della nuova Francia democratica.